le capacità di concentrazione e la telepatia della gente. Praticamente invitiamo gli studenti a pensare fortemente a qualche cosa e poi a vederlo sviluppato su questo foglio di carta bianca. Se adesso noi spegniamo la luce, poi dopo voi vi concentrate adeguatamente, adesso noi prendiamo una sostanza speciale, magica, che farà apparire delle scritte su questo foglio di carta bianco. Adesso proviamo un attimo e vediamo cosa succede. Oggi siamo in una giornata di scuola aperta, per cui le parole che più ci vengono in mente, quali potranno essere? Scuola aperta. Proviamo, ecco, che noi abbiamo così visualizzato quello che potrebbe essere il nostro pensiero, il pensiero di tutti in questo gioco. Un altro gioco che abbiamo inventato qui in questi laboratori, in queste aule, cioè praticamente abbiamo, come si dice, abbiamo brevettato una sostanza che ci permette di risparmiare energia. In che senso? Questa sostanza è questo liquido che adesso noi versiamo in questo recipiente, in questo beaker, e questo liquido, quando noi bagniamo degli oggetti con questo liquido, noi li incendiamo, però vedrete che non si consumano, cioè le sostanze bruciano ma senza consumarsi, per cui potete immaginare a quale risparmio energetico andiamo incontro. Per fare questo gioco ho bisogno però che uno mi presti qualche cosa di incendiabile, cos'è che avete di più caro che si può incendiare. Io, per esempio, una banconota, per cui l'amico ci presta, troppo vicino sei, una banconota da 5.000 lire. Adesso noi andiamo a intingere, come aveva fatto con Achille, la sua madre, poi era rimasto fuori, ovviamente calcagno, noi intingiamo la banconota da 5.000 lire nella nostra sostanza misteriosa, poi la tiriamo fuori, ecco, adesso devo prendere con questa pinza, se no non posso bruciare, e immediatamente diamo fuoco. Ma come vedete voi, la banconota brucia, ma non si consuma. Lo devo rifare? No, adesso io immergo ancora la banconota nella sostanza. Che roba, eh? Ovviamente deve essere perfettamente immersa, adesso mi avvicino, vedete la fiamma che si, e la banconota non si è consumata. Un altro simpatico giochino, scherzetto che abbiamo inventato qua e che pratichiamo comunemente è l'analisi del sangue senza però fare l'estrazione del sangue, per cui è un'analisi del sangue indolore. E a cosa serve? Serve per vedere se una persona è di origini nobili o meno. Cosa vuol dire? Sapete tutti che, meno, si narra che quelli che sono di origine nobile hanno sangue blu, mentre i plebei, la gente normale, ha sangue rosso. Allora noi abbiamo inventato questo giochino che consiste in questo. Adesso io vi offro delle provette asciutte, partecipa anche lei, grazie, per favore, peschi una provetta, anche tu pesca una provetta, la mamma pesca una provetta e il vostro compagno pesca una provetta. Adesso voi, senza che io vi estragga il sangue con la stringa, dovete stringere, senza spezzare il vetro, se no vi tagliate, dovete stringere la provetta, però nascondendo la parte finale. Adesso passerò con il mio solito rivelatore di nobiltà, lo possiamo chiamare così, e lo aggiungerò nella provetta e vediamo che cosa succede. Però quando io vi aggiungo la sostanza, non aprite subito la mano, aspettiamo un attimo e poi la apriamo tutte insieme. Adesso io provo, comincio con la mia assistente Irene, metto un po' di cose qua dentro, mettiamo un po' di sostanza qua dentro, mettiamo un po' di sostanza qua dentro e metto un po' di sostanza qua dentro. Adesso al mio via, 1, 2, 3, scoprite la mano senza far cadere la provetta e vediamo un po' che cosa è venuto fuori. Allora, questo è rosso, quindi sangue normale.
qui abbiamo, vedete, qui abbiamo un qualche cosa di blu, qui sembrerebbe che la signora abbia origini nobili, vediamo. E il ragazzo, invece il ragazzo si vede che il marito non era altrettanto nobile, e anche la signora, vedete che il colore, se vuoi vedere più da vicino, la differenza tra il colore rosso e il colore blu, lo possiamo vedere, spero che si noti alla telecamera. Allora, questo è il gran finale dei nostri giochi di prestigio che facciamo quasi ogni anno ai ragazzini delle classi prime per invogliarli a studiare la chimica, promettendogli poi di spiegargli questi che non sono dei trucchi ma sono delle reazioni chimiche, anche tutti quelli che abbiamo visto prima sono delle reazioni chimiche, e così cerchiamo così di invogliarli a studiare la chimica facendogli qualche cosa di speciale. Questo in effetti, a mio parere, è un bel trucchetto. E questo trucco consiste nel fare una trasformazione dell'acqua in vino. Ma voi dite, beh, insomma, c'è già chi ci aveva pensato 2000 anni fa, non è una novità. Ma noi, come vedete, fra un attimo, andremo un po' più avanti, cioè non ci accontenteremo di trasformare l'acqua in vino. Intanto prendo dell'acqua, adesso apro il rubinetto e prendo un po' d'acqua. Ok. Questo è un bicchiere d'acqua e adesso, per mezzo di questa bacchetta magica, trasformerò questa acqua in un bel bicchiere di vino. Siete pronti? Attenzione. Visto, questo è un bel bardolino, cioè un chiaretto del Garda, non è un vino molto pesante, però è un... E si può bere allora? E adesso poi vedremo un po' se è fatto assaggiare o meno. Ma non contenti, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, io sono astemio, non mi piace il vino, non ci voglio bere il vino. Ecco che, allora noi, per mezzo di un altro trucco, un'altra magia, trasformeremo in finale invece la trasformazione del vino in latte. Questa trasformazione del vino in latte che non è stata invece fatta da molti prima di noi, vedete? Quindi chi è astemio può gustarsi un bel bicchiere di latte, chi invece ama il vino può bersi un bel bicchiere di vino, ma noi andiamo oltre perché cercheremo di trasformare questo bel bicchiere di latte in un bicchiere di frappè alla fragola. Certo, vedete, guardate la consistenza, il colore di un bel frappè alla fragola. Con questo io vi saluto.